Tu sai chi sono? No. Pensavo che i ripugnanti non avessero nome. Seguiamo il cammino. I miei seguaci. Tutti loro hanno rinunciato ai propri nomi. Tranne io. Per ora. Carlos. Ho ottenuto il nome e anche i ricordi di quando tu e Boozer e Jersey Jim mi bloccavate e Jack mi piantava una fiamma sulla schiena. Oh sì, ricordo le grida, tranquillo. Ricordo un'altra lezione che appresi quel giorno, una lezione importante. Tutto ciò che sei, ciò che ti rende l'individuo che sei, oh, puoi cancellarlo col fuoco. Finché non resta nient'altro che il tuo nome. Ecco cosa sono i furiosi. Un'altra lezione. Per questo motivo dobbiamo essere proprio come loro. Ok. Vogliamo farlo o vuoi uccidermi a parole? Oh, allora vogliamo farlo. Deacon St. John. Ma non lo faremo da soli, dico bene. No, no, noi non potremo mai farlo senza il nostro Boozer, giusto? Dobbiamo chiudere il cerchio insieme, tutti e tre. Avanti! Oh, sì! Uno di meno. E ora? Ancora una decina? Forse di più. Ma chi l'avrebbe mai detto? Proprio noi tre! Tu, io e Boozer ancora vivi. Riuniti assieme qui, alla fine del mondo. Che cazzo hai fatto, Boozer? Oh, lui non è qui. Ma arriverà. Molto presto. Sei davvero tu? Li ho visti portarti dentro. Lisa. No. Non mi chiamo così. Seguo il cammino. Non ho più un nome adesso. Noi non lo abbiamo. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti. Lisa. Sai perché? Vogliamo diventare come loro. Come i furiosi. No. Perché loro non ricordano ciò che hanno perso. Chi hanno perso. Lo prendo io.
Ho una domanda. Come funziona? Trascinate qui le persone e fate le vostre schifezze. Poi le derubate. E dopo i resti li gettate nel falò qui fuori. È questo che fate? Cristo santo. Oh, ciao. Ah, sì. Ho un'altra domanda. Dov'è il mio gilet? Cosa? Il mio gilet, la giacca di pelle, la mia cazzo di giacca. Chi l'ha presa? Non lo so. Ok. Aspetta, è andato via. L'ha preso e se n'è andato un attimo fa. Unisciti a noi. Ehi. Fammi un favore. Levatelo. Recideremo la tua anima. Grazie. Cedi all'oblio, stronzo. Non sarete mai prescelti. No, no. Cedi al cazzo di oblio, stronzo. Lisa, Lisa, ascoltami. Ok. Sanno che mi hai liberato, quindi non sei più al sicuro. Vieni con me. No. Bene, non venire con me, ma non puoi stare qui. Devi scappare o ti uccideranno. Questo lo capisci? Vai! Ok, ascolta. Corri più veloce che puoi, lontano dalle strade, e non fermarti mai. Vai. Ricky, campo di Lost Lake, c'è nessuno? Dico. Sì, sono io. No, aspetta! C'è di all'oblio! No, ti prego. Shh. Non voglio farti male. Vieni. Ti prego, ok. Vieni. Dai, no, tranquilla, non è profondo. Andrà tutto bene, promesso. Ora ascolta, guarda. Sto cercando Boozer e Schizzo, li conosci? Ok. Sai dirmi, sì, dove sono? Io non lo so, cioè, è successo tutto così in fretta. Erano ovunque. Ripugnanti, hanno invaso tutto il campo. Ci hanno torturati. Sì. Mi hanno preso. Hanno preso Jen e Derry. Senti, come ti chiami? È Nicole. Nicole, sai usare un fucile? Sì. Bene. Sì. Ok. Vedi quella torre? Voglio che tu salga lassù e ti stenda a terra. Se arriva un ripugnante, fagli saltare la testa. Intanto io cerco i tuoi amici. Capito? Ok. Vai. Ok. No. Lasciala andare. Ti prego. Siete smarriti! Tutti! No! Mettete giù le armi! Cessate il fuoco! È finita! Dovevi restare al sicuro. Io chiedevo un aiuto, non potevo lasciarli morire. Aspettate un attimo, che cosa diavolo è stato? È finita! Iron Mike ha negoziato una tregua. Come, cosa? Ma che cazzo succede? Andiamo a scoprirlo. Stai bene? Vieni. Mi spiace. Per tutto. Oddio, anche a me. Mike, è tutto un malinteso, credimi. Vogliono solo... Attaccano il mio campo. Massacrano la mia gente e tu lo chiami un malinteso? Cosa, avete infranto i patti, invaso le nostre terre, rubato le scorte... Andavano spartite, bugiardo figlio di puttana! Mike, ascoltami! Ho stretto un accordo! Ehi, no! Giù le armi! Cristo, su! Ok, Schizzo, sentiamo questo accordo. Cristo santo, aspetta! Perché non glielo dici? Raccontagli come tu ci hai venduti a loro. Cosa cazzo vuoi da me? Ma porca troia, adesso basta, Schizzo. Confessa tutto o ti taglio la gola. Ok. D'accordo! Ho stretto un patto con Carlos, ok? Mike? Ma non era
Non volevo vendere il campo, te lo giuro. Riguardava solo loro due, lui e Boozer. Non vuole nessun altro, solo loro. Sì, e ti sembra che funzioni? L'ho fatto per salvare il campo, Mike. Per rimettere a posto le cose, a ristabilire la tregua che ha rotto. Mike. Dick. Felice di vederti, ma lascialo andare. Dick. No. Ok. Ok, allora. È vero quello che dice riguardo all'accordo? Gli smarriti mentono. Sì, è vero. Ok. Quindi vi diamo Dick e William. I Biker Boys o come diavolo si chiamano? E voi lasciate perdere Lost Lake? Riposerete in pace. Vi do la mia parola. E vale qualcosa, vero? La tua parola. Guru dittatore di sto grandissimo cazzo! Ehi, calma! Noi veniamo sotto un vessillo di in pace! In culo la tua pace! Questo è il mio campo! È la mia gente! Non venite qui con le mani insanguinate e il vessillo di pace e dettate condizioni! Non a me! Non mi importa cosa hanno fatto questi ragazzi o perché voi li vogliate, ma non sperare che te li consegni. Mike, ti avevamo un accordo! No, l'accordo è questo, Carlos. E non potrai contrattare! Prendi i tuoi uomini e vattene subito da Lost Lake. Datevene da qui. O preparati a morire. Proprio qui. È proprio ora. Merda. Dovete morire. Rinnoviamo la tregua. Ma è scaduta. Per quanto mi riguarda. Figlio di puttana! Boozer! Attenzione, attenzione! D'accordo. Scortateli fuori dal mio accampamento. Ehi tu. Non finisce qui, Carlos. Cedi all'oblio, fratello. Dick, fatti da parte. Fatti da parte! Mike, volevo solo dirti che... No! Chiudetelo in cella. No, cazzo, lui è nostro. Lascialo subito! Continua a ripetermi, ma voi... non volete ascoltare! Non è così che funziona in questo campo! Non barattiamo vite umane e soprattutto non uccidiamo a sangue freddo! Portatelo via. Giù le mani. Ha diritto a un processo equo, come in ogni società civile. E sconterà la pena che merita. Non sono pentito, Mike. Non lo sono. Porca puttana, ho provato a salvare questo campo. I ripugnanti torneranno. Carlos non si fermerà. Capito? Non è finita. Hai visto chi era? Jesse. Già, comandare una setta di schizzati nel piano dell'Apocalisse non gli basta, vuole anche vendicarsi. Quello stronzo, figlio di puttana. Già. Per me ci sta addosso da un pezzo. Quella notte al Crazy Willy i ripugnanti non hanno attaccato per caso. Il schizzo voleva venderci a lui. Dove l'hanno portato? Se lo trovo gli spezzo lassù no, del collo. No, lascia perdere schizzo per ora. Prendi un po' di armi, qualche molotov e tutte le munizioni che puoi. Perché? Che vuoi fare? E so già sì, che sarà una pessima idea. Ma andremo lo stesso. Devo recuperare gli esplosivi dal capanno e la miccia dall'alloggio di schizzo. Aspettami al ponte. Ti spiego tutto in viaggio. E sei con me, amico? Sì. Oh, sì. Ora devo solo portarli al mio capanno senza farmi vedere. Come ho fatto a fidarmi di questo stronzo?
Era... Credo che a schizzo non servirà. Io non ce la faccio più. È perfetto, che succede? Sono una veterinaria, cazzo. Ho studiato per curare coliche, gastriti e malattie degli zoccoli. Questo ti sembra uno zoccolo? Eddie. No, hai visto cosa è successo a Boozer? Non posso farcela. Ehi, ho tutti feriti e tutti muoiono. Eddie. Dicono, io non sono un medico. Ok, magari no. Ma abbiamo solo te. Ehi, hey Dick. Sono andata a controllare gli esplosivi per vedere se i ripugnanti li avessero rubati. Poi sono passata da schizzo per cercare le micce, ma avrei risparmiato tempo venendo direttamente qui. Vai via da qui, Ricky. Vuoi far saltare la caverna, vero? Io vengo con te. Quando ero piccolo, mio padre trovò un nido di topi sotto una nostra rimessa e sai che fece? Stupiscimi. La mattina dopo, mentre dormivano, coprì il buco con del compensato e mi mandò a prendere la canna dell'acqua. E disse, non lo dimenticherò mai, disse che il modo migliore per uccidere i topi è affogarli. Vuoi far esplodere il bacino sopra al campo? Gran bella idea. Dicono, non puoi. Vogliono riposare in pace, basta chiedere. Dicono, non puoi farlo. E perché per Iron Mike? Per una tregua del cazzo? Ammazzerei schizzo con le mie mani, ma quel bastardo ha ragione. Carlos non si fermerà, e anche i ripugnanti, e tu lo sai. Non è una questione personale? Certo che è personale. Ok. Il fucile. Ah, sì. È un regalino di schizzo. Voglio esserci quando glielo riporti. Oh, ci sarai. Non sarà una passeggiata. No. Voglio portare questa sacca di esplosivi fin laggiù. Farli saltare tutti in aria, se a loro va bene. Boozer. Resta qui con il fucile di schizzo e coprimi mentre sistemo le cariche. No, no, aspetta un attimo. Ehi, fidati di me. Non sarò granché con le pistole, ma so piazzare le bombe. Io ho già usato esplosivi da demolizione in Afghanistan e so esattamente dove metterli. Meglio. Così mi guidi quando sono lì. Sei pronto? Sì. Bene. Andiamo! Forza! No! Stai bene? Sì. Sì, credo di sì. A meno che questo era già... Non la smetterai mai, vero? Ok, dobbiamo proseguire a piedi. Vuoi restare di guardia, nel caso qualche ripugnante provasse a rubarmi la moto? No, non credo ci sia da preoccuparsi. Fanculo. Questo... è colpa di Jesse. Cercava vendetta. Gli darò io la sua vendetta. Non cedete, fratelli e sorelle! Noi siamo... Senti, non puoi farcela ad arrivare lassù. Sì,
Cristo santo. È opera degli smarriti! Forza. Avanti. Ti spingo io. Ok, allora. Se qualcosa va storto, c'è un sentiero qui vicino. Vai. No, 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 ascolta. Quello lassù non è Carlos, ok? Non è il fondatore del Requiescat. Quello è Jesse Williamson. Un bastardo criminale, pezzo di merda. Che ha avuto ciò che meritava. Capito? Ora, Cristo, vai su! E ammazza quel figlio di puttana! È tempo di cedere all'oblio! Cedi all'oblio! Ora capisco. Sì, lo vedo. Che succede, Cristo? Il cammino... chiaro, ora mi è chiaro. Rispondimi! Già, anche a me. Riposa in pace, Jesse. È andata? Sì, è andata. Non ce l'avrei mai fatta da solo. È stato forte tornare nell'incubo, sai? Ma devo ammetterlo. Spallare la merda e strappare erbacce non è il peggiore dei modi di passare i giorni. Già. Beh, è morto Jesse. Chi credi sia vivo tra quelli che conoscevamo un tempo? Nessuno. In Boozer non c'è più nessuno. Merda. Mi dispiace. Sì. Anche a me, vieni. Dai, sì, vieni, sì. Cazzo. Beh, come dicevo, so che non ci parliamo da anni ormai. Sai, continuo a ripetermi che la mia Elizabeth è lì con te, quindi non ha molto senso lagnarsi o blaterare. E poi, da quando è scoppiato questo inferno, io ho pensato che tu non esistessi. O che non te ne fregasse un cazzo. Scusa il linguaggio. Forse è per questo che sono qui. Per dire che ancora non lo so. Spero tu sia lì. E spero ci sia... qualcosa che dia senso a questa merda. Tutto qui. Ci risentiamo presto, magari. Amen. Dick? Sì, scusa, Ricky mi ha detto che ti avrei trovato qui. Oh! In realtà sono i dolori alle ginocchia. Il motivo per cui non pregavo da anni. No, io non sono uno che va in chiesa. Neanche dopo la tempesta di merda di Sherman's Camp. Ma ora... considerate le circostanze, ho pensato che, beh, forse era arrivato il momento. Io non avevo scelta, Mike. Tutti quanti hanno una scelta, Dick. Finché non muoiono. È o noi o loro. È sempre o noi o loro. Sempre. Ma il mondo sta andando a puttane.
Perché non capiamo che quel noi sono tutti poveri cristi che non vagano con i pantaloni sporchi di merda cercando di mangiarci. Ok, sai cosa? Magari non ti piacerà, ma il mondo è questo ormai. Sì, è vero. E pregare non serve a niente. E sperare che fosse diverso non cambierà certo le cose, Mike. Sperare non c'entra nulla con questo. Rendiamo noi il mondo quello che è, con le nostre azioni. Tutti noi. L'ho lasciato andare. Scherzo. Non poteva avere un processo equo. L'hai lasciato andare. Gli ho detto di partire e non tornare. Cristo santo, Mike, hai la minima idea di cosa diavolo hai fatto? Sì. Ho impedito un omicidio. E sai cosa? Sono a posto con la coscienza. No, questa è la frizione. So benissimo dov'è la frizione. Vuoi che ti insegni come si fa o no? Sì, ma so riconoscere una frizione. Ok, bene. Vai, vai avanti da sola, ok? D'accordo. Ehi! Non puoi parcheggiare qui. Ah, sono qui solo per prendere sala... È proprietà privata. Ora girala e vattene. Veloce. Ok. Muoviti. Sì. Ok, sai che ti dico? Ho deciso che aspetterò proprio qui. Ma tu torna pure a giocare allo spaventapasseri. Qui agente Moore, abbiamo un problema all'ingresso. Ehi, stronzo, stammi a sentire, è zona vietata. Te l'ho già detto, sparisci. Okay. Allora, ehi, senti... fermo dove sei, te l'ho detto. Vattene. Come ti dicevo, sono solo venuto... Figlio di puttana, non hai visto il cartello? Ah, oh, guarda, è difficile non notarlo. Sono autorizzato a usare la forza. Sì, grazie, sorpreso. Stupido pezzo. Ehi, che cosa succede? Scusi, signorina Whittaker. Conosce questo stronzo? Sì, è con me. Lui è con me. Ah, mi scusi. Signorina, forza, non sapevo che... Tranquillo, sul serio, mi dispiace. Cavolo. Oh, è Jim? Deacon. Non sono io con lei, è lei con me. Merda. Reggiti forte. Oddio, oh mio Dio. Diavolo, possibile che ogni volta che salgo in moto con te qualche camionista cerchi di sbatterci fuori strada? Dio, no, ascolta, sei stata perfetta. No. Molti avrebbero sterzato con troppa foga per lo spavento e saremmo morti. Stavo per ammazzare entrambi. Io non ho fatto attenzione ed ero distratta. Ehi, va bene, respira, stai bene. Aspetta, da cosa eri distratta? No, è che questioni di lavoro, non è nulla, devo... Ah. Ok, no, pensavo che avessi visto la mia nuova patch. La tua che? No. Nomade. Cosa? Hai lasciato la banda? Non ho lasciato la banda. Non lo farei mai. Nomade significa che sarò meno coinvolto d'ora in avanti. Dick, non ti ho mai chiesto di farlo. No, lo so. E se lo avessi fatto avrei detto no. Sei pronta a riprovarci? Sì. Cioè, no, ma sì, sono pronta. Ok. Grazie, mi hai salvato la vita. Sai com'è? Faccio il possibile. Ehi, frizione! So benissimo dov'è la frizione. Okay. No, Deacon. Quindi, credi che i tuoi genitori verranno? Al matrimonio? Non ne ho idea. Credevo che se avessi preso le distanze dai motociclisti... Non credo cambi molto per loro. Ma tu glielo dirai almeno? Se insisti, è che non ho intenzione di cambiare il mio modo di essere o il tuo solo per soddisfare la mentalità piccolo borghese dei miei. Ok. Attenta! Li ho visti.
Ehi, ma sono diretti dove lavori? Oh, merda. Che mi dici dei motociclisti? Qualcuno verrà ora che sei un nomade? Ah, non lo so. Saranno secoli dall'ultima volta che uno di loro ha messo piede in una chiesa. E comunque vorresti sul serio 27 Harley rombanti fuori dalla chiesetta di Marion Forks? Beh, sai che ti dico, non mi dispiacerebbe. Ah, ok. Che succede? Non lo so. Signorina? Sì? Il capo la cerca, dice che è urgente. È sempre urgente, digli che sto arrivando. Ok. Devo andare. Ehi. Scusa. Non è niente, sarà soltanto un allarme antincendio. Ok, falli neri. Ti amo. Chiama più tardi. Ehi, Eddie, mi dispiace. Non fa niente. Eddie! Non fa niente, Ricky! Mi dispiace! Che cazzo? Ah, abilitato. Ah, O'Brien, qui St. John, rispondi. O'Brien, sono... Rispondi a questa cazzo di radio! St. John, non pensavo di risentirti. Sì, neanch'io. Allora ascoltami, la notte in cui sei fuggito, hai detto di non aver caricato civili, ma solo membri della Nero, federali e personale abilitato. Zitto, ascoltami. Sara, mia moglie, lei era abilitata. Aveva il tesserino quando l'ho caricata a bordo dell'elicottero. Senti, quindi puoi che... farmi un favore, controlla. Sara Irene Whittaker lavorava alla Cloverdale con l'abilitazione federale. Stava svolgendo, non lo so, ricerche farmaceutiche, cose così, che importa, okay, potresti... Okay. Vedo cosa riesco a trovare. Ok, bene. O'Brien, ricordati, sei in debito. Sì. O'Brien, chiudo. Allora che vuoi? Ho reclutato alcuni uomini di cui mi fido e a cui non piace questa situazione. E perché io sono qui? Volevo darti questo. Avevi ragione, su tua moglie. Dovrei preso. Dopo Silver Lake hanno evacuato il personale della Nero, gli agenti federali. E beh, Sara Irene Whittaker aveva un'abilitazione di livello 4. Abilitazione? Tua moglie ha seguito un'unità di scout a est di Fort Rock. Portami lì. No. No. Voi avete un mezzo e ora siamo amici. La base è andata. Cosa? Un anno fa, una milizia locale. Una milizia? Dov'è il loro campo? Non si sa. Come fate a non saperlo? Avete un elicottero, avete i satelliti. Da qualche parte vicino a Crater Lake, ma non si può sorvolare la zona. Hanno avamposti, missili, RPG. Crater Lake. E devo dirti dei nostri studi. Gli infetti e i furiosi si stanno evolvendo. La situazione è già critica, ma peggiorerà. E non poco. Ciao. Immagino non abbia molto senso dire qualcosa, dato che non è qui, che hai lasciato questo mondo. È solo un'abitudine, credo. Ma venire qui fuori di tanto in tanto a parlare con te è una... Mi aiuta a non impazzire, sai? Quindi... Grazie. Sì, ok.
Tu conosci una strada oltre il passo di Tilsen. Una volta mi hai detto Io non che... ti ho detto niente, vattene, non no, posso dai. Aiutarti, Dick. Disegnami almeno una mappa. Dopo tutto quello che hai fatto... Dopo tutto quello che ho... Parliamo di quello che hai fatto tu, eh? Sherman Scam, quello Va che via hai fatto. Da qui, no, lasciami in pace! Pensa se potessi cancellare tutto, non rimedieresti. Quando ho messo Sara su quell'elicottero mi sentivo sollevato. Ti sembra forse possibile? Ero sollevato. Mike, è con questo che convivo. E quindi stai inseguendo un fantasma? Credi forse che trovare tua moglie, sempre che sia viva, ti farà sentire meglio? Ti riscatterà? Non lo so, ma devo provarci. D'accordo. Ma se lo faccio, se adesso ti mostro la strada oltre il passo, non torni indietro. Ok? Devi promettermelo. Non torni indietro. Capito. Porca merda. Io... Lo scorso inverno eravamo a Farewell Ridge, circondati da furiosi. Migliaia, migliaia, un'orda senza fine. Me lo ricordo. E io continuavo a pensare che tutti quanti noi, uomini, donne e bambini, siamo senza una casa. Non siamo altro che profughi. Già, il mondo è loro adesso. Sopravvivremo. È la nostra specialità, ma sopravvivere non è vita. Sai, Jack diceva sempre: non conta quando parti o dove vuoi arrivare, conta sapere come tornare a casa. Sai, non abbiamo più parlato del perché indossiamo i simboli della banda ancora adesso, in questo inferno. Stronzate del genere non contano più ormai. Già, è l'abitudine. Gli ultimi due mongrel figli di Farewell. Sì, i Biker Boys, i randagi più cazzuti di tutta la strada morta. Parole sante. Sì, forse siamo diventati una specie di brand. Possiamo essere di tutto, ma non siamo mai stati un brand. Quando siamo partiti da Farewell, senza Sara, senza Jack o nessun altro, sapevo che ci saremmo lasciati tutto alle spalle. Che avremmo perso ogni cosa. Ma non questo. Vuoi tornare nomade, eh? Sì, credo di sì. Forza, Jack. Dentro, andiamo. Se è viva, la troverai. Ehi. Ho sentito che Mike ti porta al passo. Già. Credi davvero sia viva? Sono morte miliardi di persone e lei ce l'ha fatta. Noi ce l'abbiamo fatta, no? Se mi arrendo ora, se non provo a cercarla, cazzo, finirò per diventare come... Come noi, giusto? Come Iron Mike, come Boozer? Come ci chiami tu, Accampati, eh? Ora vai. Trova la tua donna. Sai dove sono. Ecco, sai cosa penso, Deacon? Penso che tu abbia paura di restare qui. Hai paura di essere parte di qualcosa. Noi abbiamo bisogno di te e il solo pensiero ti terrorizza.
dispiace. Sì, anche a me. Sei pronto? Sì, voglio andarmene da qui. Ecco, io mi fermo qui. Segui sempre il sentiero. Scendi lungo il crinale, fino alla valle di Diamond Lake. E buona fortuna. Spero che tua moglie sia ancora viva come dici. Lo è di certo. Sì, può darsi. Ma chiediti questo, Deacon. Avrebbe importanza se tutti gli altri morissero? Tu sei... Oh, Gesù, non so come avremmo fatto senza di te. Sì, grazie. Ok, va bene, è morto. È tutto a posto. L'eroe del giorno. Oddio. Sono Russell, Glenn Russell, il soldato Mullins. Rick. Ciao, Rick. Sono Deacon Sejourn. Hai detto soldato? Sì. Sì, signore. Della contea di Deschutes. Non sei di queste parti. Hai attraversato il passo? No, diciamo che sto vagando alla cieca. Vengo dalle saline a est di Silver Lake. Che accidenti ci fai qui? Hai superato la 97. Wow, vacci piano. Cosa? Ti ha appena salvato la vita, no? Il colonnello ha chiesto di interrogare chiunque entri nel territorio, da tutte... Ho capito, ma datti una calmata. Lasciamo decidere al capitano, ok? Ok. Lui... ha ammazzato un cazzo di idrofobo. Vieni con noi. Siamo accampati a Diamond Lake. Avrai una branda e un piatto di sbobba. Ok, sì, buona idea. E Flores, non possiamo lasciarlo. Tu aspetta qui, torno col carburante. No! Ascolta, resta qui. Usa le sue munizioni. Andrà bene. Ok? Andiamo. Ti vengo dietro. Rapporto. Capitano, era quasi nostro, sul serio. La sua moto era ancora calda. Però l'avete perso. No, signore. Cioè... sì, l'abbiamo perso, ma abbiamo incontrato un idrofobo. Mullins e Flores? Flores è morto, signore. Mullins è ancora con lui. È tutto, caporale. Vada, Mullins. Mi servirà del carburante. Sì, signor, sì. Senza l'aiuto di quest'uomo saremmo tutti morti, signore. Gli ho promesso un pasto caldo e un rifugio per questa notte. Caporale. Ti voglio fuori dai piedi. E tu saresti? Mi chiamo Deacon St. John. Io sono Curi, Derrick Curi. Tutto bene? Sì, io... comincio a essere stanco, sono in viaggio da troppo tempo. Ho sentito che cercate nuove reclute. Sei interessato? Vorrei fermarmi per un po', trovare un riparo. Sì, mi interessa. Vieni. Tieni. Prendi questo. Sono crediti della milizia. Per aver aiutato i miei. Da usare negli spacci del campo. Ok. Se vuoi unirti a noi, stai pronto. Stiamo per partire in missione. Che genere di missione? Te la cavi a cercare tracce? Sì, direi di sì.
Qui non è vita da randaggi. Si combatte una guerra. Sei all'altezza? Sapete fare di meglio. Posso arruolarti, ma è il colonnello a renderlo ufficiale. Se rimani e dai una mano, ti porterò io da lui. Puoi contarci. Bene. Ehi, tu non hai l'aria del soldato. No, infatti, sono Wade Taylor, ma chiamami Wade. Deacon St. John. Stai scherzando? Deacon St. John, il tuo vecchio era un prete o cosa? No. Beh, un nome coi controcazzi. Ok. Hai visto, amico? Wade. Questo posto è un vero sballo. L'ho visto. Allora, vuoi arruolarti e entrare nell'esercito a giocare al soldato? Non lo so, può darsi. Ascolta, sembri appena arrivato dall'incubo, non è vero? Sì, ero lì fino a ieri. Io stavo... Non vedo l'ora di vedere il colonnello chi per me. Ero in viaggio con altre persone, ma ci siamo separati. Tu hai mai visto questa donna? No, bello, ma non è affatto male. Me la farei volentieri. ora devo andare. Vogliono controllare i suoi pidocchi e cose così. In bocca al lupo, Deacon St. John. Ragazzi, che nome. Stiamo per partire. Tu ci sei? Pronto, quando vuoi. Ci hai lavorato molto? Sì, abbastanza. Aprite! Caporale, il capitano è qui. Abbiamo finito. Ricordati la lapide. Sì, signore. Va bene. Voi tornate a Diamond Lake e prendete Taylor, giusto? Signor, sì. Dal colonnello, 1800. Signore? È l'ora in gergo militare. Dovresti saperlo ormai. Sì, signore. Ora fuori dai piedi. Signor, sì. Trovato niente? Quando è che... Vasquez si è presentato al campo. Un paio di settimane fa. Non ha perso tempo. Ma che diavolo... Avete problemi con i rifornimenti? Vi hanno attaccato i predoni? Già. Ok, allora è meglio proseguire a piedi. A piedi? Perché? Vasquez è venuto qui per un motivo. Non posso rintracciarlo in moto. Ok. Che ne pensi? Lo sta seguendo qualcun altro? Non che io sappia. Beh, allora deve essere morto. Oppure ha un sacco di amici. Le sue tracce sono coperte da segni di moto. Parecchie moto. Ok. Vediamo dove vanno. Vedi il nostro uomo? Sì, è lui. Sì, addosso! Beh, direi che un controllo sulle vostre reclute non guasterebbe. Sembra quasi che sia di casa. Meglio aspettare. Chiedo rinforzi via radio. Toglimi le mani di dosso! Oh, questa è una tigre, ragazzi! Chi l'avrebbe detto? Oh, questo è tutto da vedere. Oh, cazzo. Che c'è? Ho un problemino con gli stronzi che torturano donne indifese. Ti ho dato un ordine. Un ordine? Vedi forse una fascia rossa al mio braccio? Ecco, io non prendo ancora ordini da te. Ehi, no, fermo, aspetta, sono solo qui per aiutarti. Non mi serve il tuo cazzo d'aiuto. Ok. Ok, allora mi sposto. Abbiamo portato le vostre moto per evitarvi altra strada. Puoi andare. Come sono andato? Sono promosso? Promosso? Beh, mi hai osservato tutto il giorno. Ho pensato fosse cosa? Una specie di prova? No, niente di premeditato. Come puoi vedere, le potenziali reclute sono carenti. Già. Ma tu sei promosso.
terzo giorno di fila che mi tocca questo turno. Bene. Pronto per il colonnello? Ma sì, certo. Sì, perché no? Conosci questa zona? Sì, sono cresciuto in una cittadina a nord di qui. Farewell, ti dice niente? No, ma sembra perfetto per viverci la fine del mondo. Già, non hai torto. Forse sei già stato qui. Sì, ci sono stato. Qualche estate fa, io e la mia signora, mia moglie, siamo venuti in luna di miele. Hai una foto? Di tua moglie, dico. Si chiamava Carrie. Siamo stati sposati per... comunque, sembra una vita fa. Sai, ho come l'impressione che sia vietato entrare. Come? No, quel cartello non ci riguarda. Perché non sappiamo leggere? Perché noi non rispettiamo la legge. Parla per te. Dopo di lei. Va bene. Sai, coinvolgermi nelle tue cospirazioni è piuttosto inurbano. Piuttosto cosa? Beh, significa... Ok, non imparo mai. Mi spiace molto. Oddio, avresti dovuto vedere la tua faccia. Era buffa, scommetto. Volevo farti una foto, ma non ho il cellulare. Beh, per una volta è una buona notizia. No, andiamo, non ricominciare. No, te lo sei detto da solo. L'hai fatto. E allora, dove andiamo? Pensa solo a camminare, vedrai, non è lontano. Cosa direbbe mia madre se sapesse che sono uscita a mezzanotte nel mezzo del nulla con un motociclista fuori legge? Non lo so, forse portati una felpina? Divertente. Ma te la saresti cercata, perché non dovevi parlare di noi ai tuoi, ricordi? No, dai, dico, l'ho detto secoli fa e sai cosa intendevo. Senti, non ti sto giudicando, è solo che io non l'ho detto a mio padre. Ma perché tuo padre è morto? Sì, c'è questo dettaglio. Il punto è, l'hai detto a qualcuno della banda? Che ti vedi con una tranquilla ragazza di Seattle e non con un'oca del night in cui vi siete murati vivi? No, aspetta, precisiamo. Primo, non ci siamo murati vivi in un night. Abbiamo l'abbonamento a vita, certo, ma possiamo uscire quando vogliamo. Secondo, se l'ho detto agli altri, non posso negarlo. No, non... davvero? Beh, sì, ma non credere. Secondo loro i tuoi dottorati sono estremamente eccitanti. Sì, ci scommetto. Sai che a quest'ora sono a letto da un pezzo, vero? Ah, lo so. Dai, domani devo alzarmi presto, davvero. Sì? Beh, e come va al lavoro? Insomma, alla fine non mi racconti mai molto. Niente di che. C'è un progetto in ballo e aspettiamo i manager da New York per fare il punto sui progressi. Ma i responsabili hanno allestito un nuovo laboratorio senza neanche darmi le specifiche. Meno male che non volevi parlarne. Scusa, è solo che... No, te l'ho detto, niente. Comunque, grazie di avermi portata via da quei matti. Già, nessun problema. Ehi, è una piantagione di Maria. È questo che volevi farmi vedere? Una cosa? Beh, queste sono piante di marijuana e quello è un sistema di irrigazione, quindi questa è una piantagione. Ah, sì, ma guarda, una piantagione.
trascinato in mezzo al nulla, nel cuore della notte, per farmi vedere le coltivazioni illegali della tua banda. Ah, sì, mi hai scoperto. Speravo in un consiglio per aumentare la produzione, sai. Mi sono detto, diamo un senso a quei dottorati. Diavolo, Deacon, ma che... Ok, ora ho capito, non siamo ancora arrivati, vero? No, certo che no. Dai, segui il sentiero, manca poco. Hai ragione. Mi dai fiducia, eppure non imparo mai, vero? Già. Oddio. Guarda che luna. È meravigliosa. Non ti fermare. Ci siamo quasi. Ti sei mai chiesto come sarebbe se la corrente saltasse di colpo ovunque e tutti potessero vedere il mondo proprio così? Cioè, così come? Buio, oscuro e deprimente? No, intendo la luna, i fiori, le lucciole. Ah, ho capito, stavi scherzando un'altra volta. Non prendi mai niente sul serio? No, io prendo tutto sul serio. Come no? Davvero? Invece no. Come quando ti ho proposto di portare le mie cose a casa tua e hai fatto finta che scherzassi. No, ti sbagli. Ho fatto finta di non aver sentito, è diverso. Avresti dovuto vedere la tua faccia. Ma io il cellulare ce l'ho e ti ho fatto una foto, vuoi vedere? Senti, sei una scienziata, possiamo parlarne razionalmente. Ok, prima di tutto io ho detto solo che dovremmo pensare a una convivenza. Sarei più tempo insieme e far evolvere il rapporto. Che cosa c'è di irrazionale? Io ho uno spazzolino a casa tua. Oh, scusa, hai ragione, non ci pensavo, è un grande impegno. Beh, insomma, sai quanto costa uno spazzolino? Vedi, ci risiamo. Non appena provo a parlare del nostro futuro, cominci a fare battutine. Ok, d'accordo. Dobbiamo parlarne e ti prometto che succederà. Ma puoi resistere ancora un attimo? Voglio solo farti vedere una cosa, ok? Guarda. È per questo che ti ho portato qui. Wow, è magnifico. Tu dici? Altro che. Senti, devo chiederti una cosa. Cosa? Oh. Deacon. Vuoi? Voglio. Vorresti. Questo sì? Ma a due condizioni. Sentiamo. La prima è che non faremo un matrimonio da motociclisti in cui giuri di montarmi almeno quanto la tua moto. Beh, non posso promettertelo. No, piantala. Ok, la seconda è che giuri di non lasciarmi mai. Ci sto. Mi hai davvero messo al dito il tuo anello da motociclista? Sai che ti dico? Mi sa che l'ho fatto davvero. Ma guardalo, è così carino con le sue ciannette serrate sulla catena. Niente esprime vero amore come i teschi di cane. E qui cosa c'è scritto? Oh, credevo che sapessi il latino. No, oh, smettila. Dice, morior invictus. Muoio mai sconfitto. Oh, mi piace. Mi prenderai anche un vero anello, giusto? Non che questo non sia bello, sicuramente, perché quell'anello è mio e tu non puoi... Giusto, è tuo. Qualcosa di più semplice. Senza le zanne. Hm? Ok. Ricevuto. Oh, cavolo. Mi dispiace. Non c'è problema. È il laboratorio. Devo rispondere. Okay. Pronto? Sì. No, va bene. Arrivo. Ok, ciao. È tutto a posto? Non lo so, ma hanno bisogno di me. Devo tornare. Ma come così, su due piedi? E a quest'ora di notte? Mi dispiace, dobbiamo andare, ma giuro che mi farò perdonare. Ok. Vieni. Ok. Mia moglie si chiamava... Beth. No, niente foto. Andiamo.
sentito il discorso del colonnello? Prendete queste cazzate sul serio. Il colonnello dice che motivazione e disciplina fanno miracoli. Avanti, datti una mossa! Più di così non ce la faccio! Dai, cammina! E questa è la motivazione? Il colonnello ha creato un campo di lavoro per i riformati. A certi serve un incoraggiamento. Certo. Vieni, seguimi. Sì, signore. Mettiti con gli altri. Buona fortuna, St. John. Hanno beccato anche te, eh? Capita. Ah, bene. È bello rivederti. St. John, giusto? Il figlio del prete. Taylor, perché continui a tirare fuori questa stronzata del prete? È solo uno scherzo, amico. Com'è andata? Cosa? Sei riuscito a trovare la donna che stavi cercando? No. Dovete consegnare gioielli, orologi e fronzoli vari. Nella borsa, su. Certo, capo, come vuoi tu. Ma che gran cazzata. Niente effetti personali per le reclute. Qui i furti sono all'ordine del giorno. Forza, molla l'osso. Certo, lo fate per impedire i furti. Tutte stronzate. Attenti! Riposo. Gli estranei non sono i benvenuti. Vi trovate qui perché invitati, reclutati dai miei uomini di fiducia. Prima di rispondere, presentatevi sempre con nome e cognome, capito? Tiro avanti, come tutti. Nome. Cazzo. Adkins, Crystal, signore. Quanti uomini hai ucciso? Prima o dopo? Rispondi alla domanda. Fanculo! Tutti abbiamo fatto cose di cui non siamo fieri. Solo per sopravvivere. L'Onnipotente lo sa bene e ci concede il suo perdono. Ma qui, sul volto di questa donna, si stagliano i marchi di Satana. I tatuaggi da carcerata mostrano ciò che eri un tempo e che di certo sei ancora. Sono state proprio le persone come lei a fare in modo che l'ira dell'Onnipotente si scatenasse su tutti noi. Sì, giusto! Portala al campo. Ma che... Fanculo! Fanculo a tutti! Branco di stronzi, folli del cazzo! Bellezza, su, giù andiamo! Giuro, su! Muoviti. Dio, giù le mani! Perché? Tu, invece? Anche lui è tatuato! Taylor, Wade... no, signore. Non sono mai stato in galera. E non ho mai ammazzato nessuno. Hai passato molto tempo nell'incubo. Sì, io, insomma... so sparare. Mio padre mi portava a caccia da ragazzo in un campo vicino a Klamath Falls. E tu che mi dici? Mai usato un'arma? St. John, Deacon, ne ho una certa esperienza. Sei un randagio. Fa vedere il braccio. Decima di montagna, Iraq? Afghanistan. Ti sei fatto onore, non mentire. Lo scoprirei. Congedato subito con onore. Odiavo la vita militare. Non dire falsa testimonianza. Molto bene. Alza la mano destra. Giuri solennemente di proteggere e sostenere la nuova Costituzione degli Stati Uniti d'America contro tutti i nemici, naturali o sovrannaturali, di essere sempre testimone dei suoi valori e di obbedire agli ordini senza domande? Allora, tu lo giuri? Lo giuro! Riposo! Facciamo due passi.
c'è? Il polso è ok. Il battito è buono. Qui hai una brutta ustione. Com'è successo? Ho litigato con una stufa a legna. Una stufa, eh? Chi l'ha fasciata? Io. Non è sta male. Complimenti. Grazie. Curala o perderai il braccio. Ok, amico? Sì, sì, ho capito. Lo voglio per un controllo tra qualche giorno. D'accordo. Allora, Doc? Abile e arruolabile. Lo hará bien. Missione nell'incubo? No, Doc. Ya tiene novia. È già impegnato. Oh, fammi indovinare. La strega di Wizard Island. Vaya con Dios. Auguri, amico. Su, andiamo. Ok, vediamo di darti una sistemata. Sì, ordini. Dunque, purtroppo le uniformi scarseggiano, con mio sommo dispiacere, ma credo proprio che... Oh, ecco. Prova questo. Dovrebbe andare. Quello è... Ah, a dire il vero, questo è il regalo di un amico. I vecchi amici. Non ne sono rimasti molti, vero? Purtroppo no. Ok, ragazzo, ma non tenerlo in testa. Sei uno di noi ora. Di norma le nuove reclute iniziano come soldati semplici. Tuttavia, il capitano Curia ha già avuto prova della tua esperienza sul campo. Quindi puoi cominciare dal grado di caporale. Grazie. Congratulazioni, figliolo. Grazie, signore. Già. Ora diamoci da fare. Wow! Cazzo! Merda! Tutto bene, tenente? Oh, colonnello, le chiedo scusa. Troppo acetone in quell'otto. Il tenente Weaver è il nostro ingegnere chimico. Studia nuove tecniche per roba. Fermare il nemico. Scusi, ma sì. Sono Weaver. James. St. John, Deacon. Queste stronzate da militari sono tutta scena. Il caporale St. John è con l'unità Curi. Se ti servisse qualcosa dall'incubo, puoi chiedere a lui. Oh, cazzo, sì. Ci sarebbero due cosette. Su cosa lavori? Su un agente gelificante che lega acido naftenico e palmitico. Vuoi produrre del napalm? Sì. Te ne intendi, eh? Ho tirato a indovinare. Scusa l'interruzione. Oh, quando vuole. Colonnello. Ci sono quasi, signore. Manca poco. Perfetto. Ottima notizia. Prossima tappa? La strega di Wizard Island? Per ora è tutto, tenente. Ok, questo che cos'è? Signora, sull'elenco nel modulo di richiesta. Ti sembra per caso morbidente? No, signora. Perché non leggi? Ingredienti attivi. Cloroformio e poi alfa Fuori. Fuori di qui. Matt, io non posso farcela se devo procurarmi le scorte da sola. Ho risolto io. Tenente Whittaker, questo è il caporale St. John. Un nuovo membro dell'unità di Curi. Ha già passato diverso tempo nell'incubo. Leggi qui. Come? Leggi, ho detto. Sei capace di leggere? Ingredienti attivi, cloroformio, alfa terpineolo, alcol benzilico, aceto di etile. Perfetto, quando inizia? Beh, te lo affido. Buon lavoro, tenente. Lasciaci. Sarà... Sull'attenti, soldato. Sarà io? No. No, tu...
Sei morto. Sei morto. Dovresti essere morto. Sei morto. È tutto che... Sei morto. Invece sono qui. No. Un momento. Non riesco a capire. Ti ho cercato. Fossi morta. No, ci hanno attaccati e poi... Buser. Siamo andati a sud. Noi... La Nero non ha trovato sopravvissuti. No, Farwell era in casa. Dicevano che non c'era speranza. Non immaginavo... Devo averti perso. Ti avrei rivisto. No, non posso. Ascolta, non posso. Possiamo andarcene da qui. Prendiamo la moto. Aspetta. E al diavolo tutti. Forza. Aspetta, no. No, Deacon. Non posso. Ti costringo a non restare. No, tu non capisci. Combattiamo una guerra. Una guerra che possiamo vincere, non vedi? Io non sono qui per combattere. Io posso rendermi utile. Posso fare la differenza, ma... Non posso venire con te, devo restare qui. Riesci a capirlo? Puoi restare anche tu con me. Aiutami. E una volta finito, faremo come dici, andremo ovunque vorrai tu. Il colonnello ti cerca. Sì, signora. Aspetta. Il modulo di richiesta. Grazie, soldato.